emergenza è stato sul Monte Morrone. Allora, ci faccia capire che situazione c'è, cioè quanto pericolo c'è e quanto tempo ci vorrà per domare l'incendio. Allora, allo stato attuale abbiamo tre fronti attivi, uno diciamo verso Pacentro, diciamo nella zona più interna, l'altro verso Popoli, Pescarese, e proprio un altro fronte che è proprio qui dietro le nostre spalle, che è quello che interessa il centro abitato qui del Sulmontino. Questo fronte qui, quello che è sceso proprio fino a valle, è quasi in chiusura. Stiamo operando adesso a mano perché sono delle zone impervie in cui anche gli sganci e i mezzi aerei non hanno prodotto tanto risultato, poiché effettuati da una certa altezza, le montagne non permettono di fare altrimenti. L'unico problema è questo forte vento che continua a starci proprio all'appendice della montagna e la visibilità che ormai è ridotta veramente a poco, e quindi sta creando problemi sotto questo aspetto. Ma per risolvere la situazione, secondo lei di cosa c'è bisogno? Beh, mi verrebbe da dire la pioggia, purtroppo, però sappiamo che fino a sabato non abbiamo nessuna speranza. Quindi c'è bisogno di lavoro a terra, semmai che si susseguano agli sganci dei mezzi aerei che abbassano le temperature. Escludo in questo momento qualsiasi operazione di strisce tagliafuoco, poiché comunque la zona non permetterebbe nessuna tipologia di bonifica ulteriore.